Purtroppo la legge 194 in Italia non viene applicata più. Nella provincia di Napoli, Galliso, quindi, la donna che vuole partire deve uscire fuori dalla provincia di Napoli. Se riesce a trovare in Italia qualcuno che lo faccia, una legge, che applichi la legge dello Stato. Ormai, ma questo l'amico politico, ma poi politico, come dice Aristotele, siamo tutti politici, basta essere cittadino per essere un politico. Il problema è che ormai questa legge è stata di fatto resa nulla. E la battaglia che si porta avanti contro questa legge sta diventando sempre, ma il problema è questo, che il mondo della sanità italiana è totalmente in mano al mondo ecclesiastico. Non si fa carriera all'interno del mondo della sanità nazionale se non si è vicino a qualche cardinale, alla struttura vaticana e quant'altro. Questo è un altro problema italiano. Per questo problema che l'ingerenza nel mondo vaticano, nella politica, nella società italiana sono nate le consulte laiche. Forse vorrei domandare che cosa sono queste consulte. Le consulte sono delle reti di associazionismo democratico che vuole dire una cosa, noi abbiamo una Costituzione, applichiamo la Costituzione, applichiamo le leggi della nostra nazione, senza ingerenze di nessuna religione. Nelle nostre consulte fanno parte anche varie chiese protestanti, come i valdesi. Noi sabato 11 avremo un convegno a Napoli tutta la giornata sulla scuola. Discuteremo la distruzione della scuola pubblica in Italia. Ormai la scuola pubblica in Italia si è recata a pezzi realmente. I paesi crollano, non c'è possibilità di avere finanziamenti, ma i finanziamenti vanno alla scuola privata che è della Chiesa, che oltre ad avere i soldi per i canoni, hanno anche il finanziamento dello Stato, come vieta l'articolo 33 della nostra Costituzione. Il comma 2 dell'articolo 33 dice senza oneri per lo Stato, e invece lo Stato finanzia le scuole private. Oggi abbiamo sono 20-30 anni che abbiamo questa situazione drammatica, che l'ingerenza è aumentata sempre di più, che lo Stato italiano, lo Stato laico italiano si piega sempre di più al volere del Vaticano. Noi abbiamo avuto un periodo quasi d'oro negli anni 70, in cui sulla spinta del 68, che fu fondamentalmente un movimento laico di lacitazione della società italiana, avevamo quegli anni 70, avevamo la legge sul divorzio, anche questa contrastata con la difficoltà che sappiamo per avere il divorzio in Italia, avevamo la legge sugli asili nido, una legge che ci portava ad essere tra i primi del mondo, eppure questa legge è stata totalmente distrutta dall'ingerenza vaticana, perché i bambini, lasciare i bambini grandi e devono andare invece nelle chiese, non possono andare. Gli asili nido non sono stati curati, non sono stati più costruiti, la legge è bellissima, se la legge, e anche a Svezia, la Norvegia c'erano leggi simili. Abbiamo scritto i lavoratori, che è sbagliato pensare che sui lavoratori sia una legge comunista, non c'è legge più liberale di quella legge, dal diritto del cittadino lavoratore. Tante leggi, però tutto è contrastante. Noi parliamo di questa legge della 194, 194 che sta subendo questo attacco forsennato, qualche mese fa parlo nel mio articolo, quella grande manifestazione a Roma, dove c'erano fascisti, la parte santa della Chiesa non è d'accordo con queste cose. Purtroppo il mondo ecclesiastico non vuole e il mondo politico non riesce a riparare questa cosa. C'è un sentimento quasi di paura a mettersi contro la Chiesa. Però non bisogna avere paura, noi siamo cittadini di una democrazia liberale come in tutta Europa. Dobbiamo sforzarci per essere più vicini. E la violenza che subiscono le donne, chiaramente una donna che vuole abortire, ha un trauma pazzesco. Altrimenti
invece di essere accolta, di essere curata, perché poi c'erano anche i consultori, anche i consultori sono stati distrutti, cioè una donna non può essere più aiutata. I consultori servono proprio aiutare, accompagnare la donna nella sua scelta, a prepararsi psicologicamente. I consultori sono totalmente distrutti in Italia, non più finanziati, anzi dati in mano a comuni di liberazione, che chiaramente ha il senso di colpa, poter soffrire, tutte queste cose orribili che noi conosciamo. È una riflessione che dobbiamo fare tutti i cittadini. E noi, girando per presentare il libro di Laura, chiediamo una riflessione a tutti. Vediamo un poco di uscita da questa situazione drammatica. Le donne sono sotto attacco. Vediamo già anche la situazione di quello che chiamiamo il femminicidio. Ormai la donna si è autotratta indietro, si è autotratta indietro prima della la donna desocializzata, la donna solamente oggetto del maschio, e se il maschio non è più, viene offeso, un guaglio ammazza la donna. Allora ancora si legge sui giornali un delitto passionale. Ma quale passione ci può essere un delitto? È assurdo. Eppure in Italia c'è ancora questa situazione. Va bene, allora passo alla seconda relatrice, Angela Uriano.